SUV piacciono per questioni estetiche, perché vanno di moda, ma c'è anche qualcuno che li sceglie perché tendenzialmente sono macchine più pratiche, ma questo non vuol dire che siano sempre poi così spaziose, e la nuova T-Cross è perfetta per capire perché. Non basta infatti fare una macchina più alta per dare più spazio a passeggeri e bagagli, al di là della maggiore disponibilità di centimetri sopra la testa ovviamente. Alcuni SUV ad esempio hanno bagagliai poco sviluppati in altezza, oppure tetti che scendono molto verso la coda alla ricerca di linee particolari. Ecco, la T-Cross invece è una macchina lunga poco più di 4,10 m e con un bagagliaio che va da 385 a 455 litri. Per rendervi conto dei numeri di cui stiamo parlando, pensate che questa è una macchina appena più lunga di un Apollo, 5 cm, che però riesce ad avere un bagagliaio più grande anche della Golf e non se la cava male neppure contro la sorella maggiore, la T-Roc, che pur essendo un SUV più grande ha un bagagliaio di dimensioni paragonabili alla T-Cross quando tirati in avanti tutto il sedile posteriore. Ecco, io avrei scelto un nome un po' diverso perché con tutte queste T, R, C c'è il rischio di confondersi, anche perché le due macchine hanno dimensioni simili. Però insomma, l'avrete capito, questo SUV più piccolo è molto versatile. E questo sfruttamento efficace dello spazio disponibile sulla T-Cross inizia fuori dal design della carrozzeria, che è molto regolare, con proporzioni razionali che ottimizzano la vivibilità interna. Per non far sembrare il tutto troppo squadrato, comunque, sia nel frontale, ma soprattutto nella zona posteriore, le superfici sono state arrotondate, un po' come ad abbracciare gli spigoli. In più, in generale, la macchina ha un look da veicolo per il tempo libero, robusto, spensierato, che fa venire voglia di usarlo con le attrezzature per andare a fare sport oppure in compagnia dei vostri animali. Anche chi sta seduto dietro ha parecchio spazio, ricordandosi ovviamente di riportare il divanetto nella posizione più favorevole per le gambe. E davanti si ritrova l'impostazione di tutte le ultime Volkswagen, con la furbata delle bocchette del clima centrali che sono sotto lo schermo del sistema infotelematico, che così è in un'altezza che non distrae durante la guida ed è praticamente allo stesso livello con la strumentazione, che anche lei può essere digitale. La T-Cross è anche la prima Volkswagen ad avere questo volante dal disegno nuovo, anche se continua a non convincermi il fatto che siano separati a sinistra i comandi per il volume e a destra quelli per selezionare la traccia audio oppure la stazione radio, ma per il resto l'impugnatura è buona e il volante comanda uno sterzo davvero ben riuscito, omogeneo, lineare, fa capire bene dove mettete le ruote anteriori, anche perché l'assetto è bello composto per essere un'auto rialzata, quindi si riescono anche a fare delle belle traiettorie. E rispetto alla Seat Arona, che mi aveva dato queste sensazioni simili essendo parente stretta come piattaforma telaistica, qui mi sembra, dico perché mi servono un po' di buche in Italia perché qui in Spagna la strada è liscia come l'olio, ci sia una taratura delle sospensioni con un'escursione maggiore, quindi il comfort è molto buono anche scegliendo le ruote più grandi da 18 pollici, e questo permette di sfruttare bene le prestazioni del motore 1.3 cilindri turbo benzina 115 cavalli, pure con questo cambio a 6 marce che ha un'ottima manovrabilità, ma avendo un rapporto in meno rispetto al 7 marce automatico doppia frizione DSG soffre un po' di più in salita oppure a pieno carico quando il motore va sotto coppia. In più l'insonorizzazione mi convince molto perché il motore è ben incapsulato e l'isolamento generale dall'esterno è davvero di buon livello. C'è da dire però che a velocità autostradali i frusci aerodinamici sono sopra la media, mentre di serie su tutte le T-Cross ci sono diversi assistenti alla guida, come la frenata di emergenza con riconoscimento pedoni e monitoraggio della distanza frontale, il controllo dell'angolo cieco con assistente in uscita dai parcheggi in retromarcia, il mantenitore attivo della corsia e, a partire dal secondo allestimento, il regolatore della velocità adattivo. In questo test sull'isola di Maiorca ho fatto in media 14-15 km con un litro, cioè 6,5-7 litri su 100 km, guidando nella norma un po' in autostrada e un po' tra le curve, ma non in città. Fra le cose che non mi sono piaciute c'è il fatto che Apple CarPlay e Android Auto, o la telecamera e i sensori di parcheggio, siano sempre a richiesta, oppure che scegliendo l'impianto Hi-Fi più potente non si possa più usare la mensola per aumentare lo spazio nel bagagliaio oppure per metterci la cappelliera. Occhio anche a quando spostate in avanti il divanetto, perché si forma uno spazio dove è facile che si infilino gli oggetti. E nonostante ci siano attenzione a dettagli come i LED ambiente che illuminano l'abitacolo, alcune plastiche di rivestimento lisce e chiare non sono il massimo per quanto riguarda la qualità percepita. I prezzi partono da 19.000 euro con il motore 1000 turbo benzina a 95 cavalli con cambio manuale a 5 marce, ma in realtà per una versione in allestimento intermedio con un po' di optional
si arriva molto facilmente a 25-26 mila euro senza cambio automatico, per cui ci vogliono altri 1500 euro. Durante il periodo di lancio ci sarà uno sconto di 1100 euro, ma in realtà mi aspettavo una differenza un po' più marcata rispetto ad una T-Roc, perché così fra le due è abbastanza difficile scegliere, tenendo anche in considerazione le parenti più strette della T-Cross basate sulla stessa piattaforma, cioè la Seat Arona e la Skoda Kamiq, che a parità di equipaggiamento costano un po' meno. Fatemi sapere voi quale scegliereste, tenendo anche in considerazione le rivali più simili come sfruttamento dello spazio interno rispetto alle dimensioni esterne, che sono in ordine di arrivo sul mercato la Citroen C3 Cross e poi la Suzuki Vitara e la Renault Captur.